Nel Capodanno internazionale di Cosenza con gli Scaccananzis in Piazza dei Bruzzi è stata proprio Piazza Bilotti a fare di Cosenza la più grande discoteca all'aperto nel Capodanno 2018 in Calabria. In diretta radiofonica internazionale con Studio 54 Network, che ha garantito il ritmo e il divertimento, ma anche in diretta televisiva su Telemia, si è aperto il concerto degli Scaccananzis prima di Piazza dei Bruzzi per poi aprire le danze in Piazza Bilotti, permettendo a tutti di ballare e divertirsi per tutto il resto della notte, restando in città ed evitando pericolose trasferte in auto. Il palco di Studio 54 Network allestito su Piazza Bilotti grazie all'intervento diretto del nuovissimo McDonald's, che si inaugurerà nelle prossime ore nella stessa piazza, aveva già permesso da dopo la mezzanotte di seguire il grande concerto in Piazza dei Bruzzi grazie ai maxi schermi e ai potenti sistemi audio dello stesso palco. Gli Evergreen, la musica più bella degli ultimi 30 anni, migliaia di gadget e regali con il ritmo di Studio 54 Network sono stati poi i punti di forza che hanno fatto di Cosenza l'appuntamento imperdibile per una festa di Capodanno indimenticabile. Non ho capito. Tutta la notte. Ancora 54 Angels. Per il terzo anno consecutivo con Studio 54 e Locri a farla da padrone tra i capodanni dell'intera provincia di Reggio Calabria, con arrivi anche dall'intera regione, con i numeri di affluenza impressionanti, su indicazione dell'amministrazione comunale della città, motivo trainante la scelta di offrire musica e ritmo tutto italiano. In un centro della città, tutto coperto da una mega tenso struttura, con il massimo della tecnologia in quanto a luci ed audio, DJ ed animatori di Studio 54 hanno condotto una notte indimenticabile, davanti a decine di migliaia di persone che fino al mattino hanno popolato la città. Anche la diretta radiofonica interregionale da Locri si è dimostrata ancora una volta capitale della progettualità operativa e di tanto divertimento. Soddisfatto il sindaco della città Giovanni Calabrese, che ai nostri microfoni ha ribadito come il successo di Capodanno non è casuale, ma è una scelta strategica che l'amministrazione da anni sta percorrendo. I telespettatori hanno potuto assistere alla diretta televisiva che ha caratterizzato il Capodanno cosentino, oltre 3 ore di diretta che Telemia ha trasmesso insieme ai vostri auguri in sovraimpressione grazie agli SMS che gli stessi telespettatori hanno inviato per tutta la notte.